questa serie? Aspetto i più grandi dei successi, corale innanzitutto e anche personale, cioè mi aspetto sempre il meglio. Ogni volta che si fa una cosa del genere si ha sempre l'impressione di avercela messa tutta, per cui ci aspettiamo sempre di essere ripagati al meglio. Speriamo che piaccia al pubblico. Lei prima ha detto che il cast per la prima volta è fatto di primi attori. Sì. Che intendeva di preciso? È che tutti quelli che sono venuti a fare 5-6 cose sono attori che lavorano ai più alti livelli cinematografici, teatrali e anche televisivi. Cioè sono protagonisti di puntata che sono venuti a lavorare per pochi giorni ed è molto raro vedere degli attori che abitualmente si vede in ruoli da protagonisti venire a fare 5 cose. Io ho riconosciuto oggi un ragazzo che avrà detto 5 battute in questa prima puntata e che è uno dei protagonisti degli ultimi spettacoli di Ronconi. Ho visto Bigagli, che tutti sanno chi è, ha fatto un film che ha vinto un premio Oscar, insomma, ma pieno di miei colleghi protagonisti in teatro ai più grandi livelli e anche al cinema, e questo è rarissimo, cioè non ho visto mai succedere. Quindi praticamente una fiction di qualità rispetto alle altre. Dal punto di vista attoriale io credo di sì, adesso io la fiction naturalmente non l'ho vista, non posso giudicarla dal punto di vista tecnico e di altri, mi fido di Alberto, che è un regista che conosco molto bene, con cui ho fatto forse la cosa più importante che abbia fatto in TV, che naturalmente è stata cancellata subito perché è piuttosto scomoda che sia qua Crimini Bianchi, però al di là di quello, dal punto di vista attoriale, io mi sono stupito di vedere attori di questo livello, di questo calibro. Altri progetti al momento? Sì, molto. Sto finendo di fare una sceneggiata adesso per Rai 1, ho ricominciato le prove dell'Amleto che sto facendo in teatro per il secondo anno, a febbraio riprendo la Medea di Euripide con la regia di Lavia che ho fatto quest'estate, poi c'è un altro progetto estivo, insomma ci sono tante. Quindi nessun'altra commedia? Ma quella che sto girando adesso è una commedia per Rai 1. Okay. Sì. È un format, diciamo, sull'educazione dei figli, molto divertente. Va bene. La...